Sarà un posto in cui posso andare, no? Sto esplorando tutto. There's note on the floor. Take it! Vuoi leggere la nota? Sì. Quill, glasses, bookmark, ribbon, magnifying glass, ink. Pino! Sei venuto per giocare a un gioco? Oh, sì, cosa potremmo giocare? Scacchi? O forse musical chair? Non so cos'è musical chair. Ah, la sedia, quella che giri attorno. Non sono venuto qua per giocare. Giochiamo a nascondino. Mi stai ascoltando? Mi nasconderò? No, no, mi sa di no. Vabbè, play. But my hiding place was perfect! Come hai fatto a trovarmi? Ho provato a immaginare. Una libreria è il luogo perfetto per nascondere un libro. Sei intelligente. Big brain, signori. Sono perso. Persa. Voglio andare a casa, puoi aiutarmi? Va bene. My name is Dolly. Non avevo dubbi. Dolly joined the party. Bene. Andiamo, Dolly, ti riporto a casa. Eccoci. Ecco qua. Dolly è un po' ubriaca, allora ha bisogno di essere accompagnata. Questa è casa mia, grazie mille. Take this. Three key. Ok, mi ha dato la chiave dell'albero. Grazie mille, signora Dolly. Posso entrare qua con la chiave dell'albero? Sì. Oh, vedi? Il vaso è vuoto. There's an aster inside the vase. Non so cos'è l'aster, vabbè, take it. Ah, ok, forse era un fiore. Ah, forse devo. Ok, aspetta un attimo. Aspetta un attimo, prendi i girasoli. Sì, e mettili qua. Devo fare tipo i fiori d'inverno. In teoria non ci sono, quindi quello si può lasciare libero. Mi serve un mazzo di fiori per quello. Dovrei mettere a posto quei fiori. No, non hai capito. Non hai capito niente. Ah, invece sì. The door is locked. A not as appeared on the... Aiuta gli altri. Ascolta, amico. Mi servirebbe un mazzo di fiori esterno a quello. Ah, tra l'altro se n'è andata la tizia. Move the chair, move the chair. Con calma ci torniamo lì, perché voglio. Oh, c'è un bambino! C'è un altro tizio come me! Ciao! Ti piacciono i libri? È lui! No! Voglio ucciderci! Ti ho spaventato, scusa, non intendevo. Se eri così concentrato a leggere i libri che non mi hai notata. Pensavo di essere l'unica a essere intrappolata in questo posto. Sembra che invece ci sia qualcuno. Cioè, sapere che c'è qualcun altro mi risolleva. Ma che cacchio stai dicendo? Vuol dire che un altro è nella tua stessa situazione? Perché? Perché stai parlando con me con tanta confidenza? Nella situazione in cui sei, non dovresti credere a nessuno. Ah, hai ragione. Ma non sembri una cattiva persona. E invece ti andrò ad uccidere. No, se ne va. Ma volevo uccidermi quello, aspetta. Volevo uccidermi l'altra volta. Ho detto qualcosa di sbagliato? No, è. Teddy? Teddy, what are you doing, Teddy? Non c'è più Teddy. Cosa è successo? Cosa voleva? Posso avere un mazzo di fiori? Sono in ritardo. Al bianconiglio! Ah, ok, è in ritardo per il party. È vero? C'era una tartaruga anche visto, ma cosa. Giusto per invitare cani e porci. A gift with blue ribbon. No, ho capito io. Yellow ribbon. Fermi, fermi, so come aprirli. Dobbiamo andare in questo ordine, quindi rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola. Rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola. Red ribbon, open. Sì, ragazzi, fidatevi di me. Che è successo? No, credo che forse non ci siamo capiti. Ci sono troppi alberi. Sì. C'è qualcosa in questa cosa. Oddio. Ti ho spaventato, non volevo, scusa. O forse sì. Sono affamato. È stato tanto tempo che non mangio. Da tanto tempo che non mangio. Perché mi stai guardando così? Non ti preoccupare, non sono interessato a mangiare umani. Ah, stop. È un mimic. O forse sì. Unless you'll find out, you better bring me something to eat. Ok, quindi se non vuoi scoprirlo, ti conviene trovare qualcosa che possa mangiare. Allora, io po no, vi voglio sapere cosa c'entrano i colori dall'altra parte. Quest'anno Santa ha portato un sacco di book. I want to open my gift, but non so qual è il mio. Can you help me? My gift is the perfect complement for a book like me. E allora apriamo questo. Apriamo il blu. Sì. Molto probabilmente morirò. Do 5 punti a Grifondoro se muoio. Perfetto. Oh, take the tulip. Yeah, boy. Ok, c'è il tulipano nella stanza degli orsi, era. Spero che non mi rompano. Però non c'è bisogno di essere così crudeli con me. Non ho fatto niente. Adesso aprirò tutti i regali a caso. Così imparate. Ah, vedi, bookmark. Ok, abbiamo preso un. Ce l'abbiamo. Vuoi mostrarli? Sì. A bookmark è quello che volevo. Puoi metterlo. Va bene? It looks really good on you. È veramente un bel bookmark. Grazie, Aria. Ora
Un bookmark è un accessorio perfetto per un libro. Fatto apposta, tipo. Come fai a sapere il mio nome? Non mi ricordo di avertelo detto. Tutti i libri nella libreria sanno di te. C'è solo. There's only gifts for book here, but I think you deserve one too. Ok, if you go to my secret base, you can keep the object that you like the most. Li tengo tutti nella cesta. Davvero, grazie. Usa questa mappa per la base segreta. Quindi abbiamo la mappa segreta del libro. Che ci dice dove è nascosto. Ok, cosa sarebbe sto posto? Penso che quelle siano librerie. Cioè, ci sono due librerie sopra e una singola a destra, due librerie sotto e una singola a destra. I due cerchi non so cosa sono. Il robo lì mi sembra un tappeto. Forse sono persone, ma non ci sono persone qua. Quindi o sono sgabelli. Forse al piano di sopra? Che al piano di sopra c'è la festa, no? Eccoci qua. Sono in ritardo, sono in ritardo. Devo sbrigarmi o farò tardi al party? Non sono andato a scuola perché c'è un test. Perché c'è un test oggi e non ho studiato. Non dirlo a nessuno. Un libro che non ho studiato. Ma che cacchio sta succedendo in sto mondo? Sembra che abbiamo un nuovo studente. Sei fortunato. Stavamo per iniziare un test. Spero che tu abbia studiato un test ora. Sai com'è? Non sono neanche di questa scuola. Perché non parli con i tuoi compagni prima del test? La prof non me l'ha mai fatto fare. Cioè, se te ti azzardavi a parlare con qualcuno, zero. Non te lo dava nemmeno il test. Dimmi quando sei pronto. Non sono pronto, non ho studiato niente. Controlla le librerie prima di fare il test. Ok, will you let me copy your test? Mi fare copiare il test? No. Ok, allora c'è cappuccetto rosso, the red shoes. Che non so cosa. La scarpa rossa. Non so che cosa potrebbe essere. The Velveteen Rabbit. Che non ho idea. E The Ugly Duckling. Che è il brutto anatroccolo. Che sono tipo fiabe che esistono per davvero. Which of the following Margaret. Orca macca. No, aspetta, questi non c'erano. The Rabbit and the Turtle non c'erano. Velveteen Rabbit. Chi ha scritto Little Red. Ma che ne so? Alexa, chi ha scritto Cappuccetto Rosso? Charles Perrault. Easy. Terza domanda, quale di questi non è stato scritto da Hans Christian Andersen? Oh mio Dio. Alexa, chi ha scritto Pinocchio? Il libro Le avventure di Pinocchio è stato scritto da Carlo Collodi. Gli scrittori dell'adattamento cinematografico No, del film basta. Pinocchio sono Basta. Carlo Basta. Collodi, Neil Peart. Alexa, suppongo Pinocchio a sto punto? Hai finito il test, hai il grade it now, te lo valuto adesso. 10 su 10. Troppo forte. Perché non visiti la casa di cioccolato? È il tuo reward, è il tuo. Grazie. Ok, abbiamo una chiave per la casa di cioccolato. Oh, questa è la livreria. Quindi qua dietro. Aspetta un attimo. Posso salire in cima, è qui dietro. Ok, c'erano le librerie fatte apposta. Penso che questa sia la base segreta del libro. There's a bunch of stuff per terra. Ok. Oh, c'è un tulipano. It looks real, but it's fake. Ok, il tulipano finto. Mi serviva qualcosa un tulipano finto. Sono io quella? Ah, c'hai ragione, è vero, sono io. Se non ricordo male, avevamo raccolto un tulipano da qualche parte. Però non mi ricordo dove. E non mi ricordo. Perché? Ok, tulipano. Dammi il tulipano. E proviamo a sostituirlo col fake tulipano. Vediamo se non rompono le balle. Spero che non rompano le balle. Grazie! Yes! Yes! E vi chiederete il perché di tutto ciò? Perché io in teoria devo andarli a mettere qua. Ora, il fatto è che mi servirebbe un altro fiore. Ah, la casa. Ok. The door is locked, ma io c'ho il robo. Questa dovrebbe essere. Quindi questa è la casa di cioccolato, che molto volente è la casa di Pan di Zenzero o robe del genere. Do you want to press the switch? No, che switch? Oh, che c'ho Pokémon dentro. Dovrei premerli in un certo ordine? Non so perché ho questo dubbio. Prova a premerne uno, eh. Non mi uccidete, vi prego. Era sbagliata? Quindi vanno. Ok, vanno premuti in un certo ordine. Ed il primo è blu. Blu, rosa, verde, arancione. Fuck! Blu? Oh! Yeah! Quindi è blu, rosa, verde, rosa, arancione, blu. A caso, non ho capito che senso ha, però va bene. There are cookies on the table. Take them. Ok, abbiamo dei biscotti adesso. Non ci possono uccidere. Non potete farmi nulla. Orsetti, maledetti. Chocolate bear, maledetti, vi mangio. Ecco, adesso ho fame, maledizione. Lei vuole da mangiare qualcosa. Lei, vabbè, il pacco, sono affamato. Sì, c'ho i biscotti. C'ho i biscotti. Take this. Take this. Magna.
Ma gli hai detto i biscotti? Do you want to give... Sì, sì, ok, ho capito allora cosa serviva. Did you want something in return? Vuoi qualcosa in cambio? Le persone giovani sono capricciose. In cambio ti darò qualche informazione segreta. È presente il fireplace qua di fianco? Se cerchi along the firewood, you'll find a switch to open a hidden door. Quindi c'è una porta segreta dentro. You find a little door inside, open. No, lo snowdrop. Lo snowdrop. Yes, vendo fiammiferi, ne vuoi uno? Costa one coin. You can use them to warm up in this cold night. Non ho soldi, infatti, ma che cacchio vuoi? Sono povero, mi dispiace. Però abbiamo lo snowdrop. E lo andiamo a mettere qua, nel robo invernale. E in teoria si apre la porta. Oh, someone has managed to open the porta. Now I can leave and have my own adventure. E se ne va così a caso. Grazie per aver aperto la porta. Quel libro era... Was eager to leave this room and encounter new play. Ma che cacchio ne so cosa. Se rispondi correttamente, I will recognize that you deserve this key. Which flower means tenderness? Oh porco. Deve starci tutto? Perché io non mi ricordo. Penso che fosse il tulipano, ma non mi ricordo. Please don't kill me. No, grazie. Corretto. Ah, posso rifare? Ok. Allora, che ne so. Possiamo farli tutti, tanto. È incorretto. Non ci ammazzano. Ma è impossibile che non ci ammazzino. Sunflower? Qual era l'ultima? Non mi ricordo qual era l'ultimo fiore. Aster. È l'ultimo fiore che ci abbiamo. Sennò poi non ne ho più. Non mi rompete. Oh, corretto. Non mi aspettavo niente di meno da te. Hai visto come l'ho beccato al primo tentativo? Golden key. Ok, mi hai dato una chiave d'oro. So solo che posso finalmente salvare. E credo che possiamo terminare qua questo episodio. Così la prossima volta possiamo vedere sta golden key che cacchio fa. Intanto ci sono 200 porte chiuse ancora, a voglia. Per il momento io vi saluto. Noi ci vediamo alla prossima parte. Sempre su Aria Story. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti.